Ben ritrovati sul canale, ragazzi. Non vedevo l'ora di portarvi di nuovo questa serie. Adoro parlare di fotografia nel cinema, adoro analizzare i film, ma ho avuto bisogno di tempo per dedicarmi ad altre cose e portare avanti altri progetti parallelamente che vedrete a breve sul canale. Ma oggi siamo qui di nuovo a parlare di fotografia nel cinema e nello specifico oggi parliamo di uno dei miei film preferiti, Interstellar. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Simone Tarca e in questo canale parlo di fotografia e di videomaking. Nello specifico in questa serie vi parlo di fotografia nel cinema, parlando di quelle che sono state le scelte di registi, direttori della fotografia, eccetera, eccetera, per realizzare alcune delle scene che più ci hanno emozionato di sempre. Quindi, prima di iniziare, iscriviti al canale, lascia un bel mi piace e scrivimi giù nei commenti qual è il prossimo film che vorresti vedermi trattare appunto in questa serie. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a parlare appunto di Interstellar. Film uscito nel 2014 per la regia di Christopher Nolan, uno dei miei registi preferiti. In questo film nello specifico non c'è però Wally Pfitzer, che è il direttore della fotografia che ha accompagnato, diciamo, Nolan in tutto il suo percorso. Infatti, se da una parte Nolan voleva girare Interstellar, Wally Pfitzer era impegnato a girare Transcendence, il suo primo film. E quindi alla fotografia di Interstellar troviamo Hoyte Van Hoytema, un grandissimo direttore della fotografia che accompagnerà poi Christopher Nolan anche nei prossimi film. Nolan in questo caso non vince un Oscar per la fotografia, che aveva già vinto ad esempio con Wally Pfitzer in Inception, ma Interstellar vince l'Oscar per gli effetti speciali nel 2015. Effetti speciali realizzati da Double Negative, uno studio di produzione di effetti appunto che ha praticamente seguito la produzione della maggior parte dei film che conosciamo moderni. Facciamo un piccolo recap della trama per chi non avesse visto Interstellar, cercherò di non farvi comunque troppi spoiler, però ovviamente come in tutti i capitoli di questa serie vi consiglio di guardare questi video solo se già avete visto il film. Detto ciò, Interstellar è ambientato nei giorni nostri, non nei tempi moderni. La Terra in quel momento sta subendo la piaga, un disastro ambientale, diciamo, che sta facendo esaurire appunto le risorse terrestri. Quindi gli umani decidono di andare a cercare una soluzione nello spazio. Vengono inviati vari astronauti a esplorare eventuali nuovi pianeti dove poter trovare della vita, ma tutto ciò non basta perché non arrivano risposte, diciamo, dallo spazio. E la Terra, se continua così, entro due generazioni si estingue. È un po' quello che succede a noi se non la smettiamo di inquinare. Il nostro protagonista è Joseph Cooper, interpretato da un grandissimo Matthew McConaughey, non ancora intervistato dal nostro Monty nazionale. Guardatevi quell'intervista perché è fantastica, ve la lascio linkata giù in descrizione. E il nostro protagonista appunto è un ex pilota della NASA che viene richiamato per una nuova missione. Quello che dovrà fare sarà salire a bordo della Endurance, una navicella spaziale, andare a esplorare lo spazio e cercare segni di vita sui pianeti nei quali erano stati inviati prima altri astronauti che però non avevano più dato segnali, insomma. Ovviamente, se tutto già sembra così semplice, aggiungiamoci poi che tutti questi pianeti, insomma, ruotano attorno a un enorme buco nero chiamato Gargantua e il nostro protagonista si trova davanti a due scelte: o parto o la Terra si estingue, e quindi parto. Ci fermiamo qua, non andiamo avanti con la trama perché non voglio fare spoiler a chi fosse andato comunque avanti, ma voglio passare sin da subito a quelli che sono i punti che mi hanno colpito di più fotograficamente di questo film. Il primo punto è la scenografia, tra virgolette, l'ambientazione, che è lo spazio. Il film infatti si ambienta a metà e metà fra la Terra e vari pianeti appunto che il nostro protagonista andrà ad esplorare. La cosa che ho apprezzato un sacco però è la veridicità di tutto ciò che c'è di scientifico nel film. Interstellar è infatti stato dalla critica scientifica per essere uno dei film più accurati appunto nel trattare la scienza. Considerate che Nolan ha richiesto l'ausilio di un fisico teorico, Kip Thorne, che si è dedicato allo studio di come rappresentare il tempo, i buchi neri e lo spazio nella maniera visivamente più realistica possibile. E considerate che quando è stato girato Interstellar non c'era ancora un'immagine del buco nero, si sapevano cose, ma non avevamo ancora una foto, tra virgolette, del buco nero. E quindi cosa hanno fatto? Kip Thorne si è messo lì a buttare giù una serie di equazioni matematiche che sono state tradotte in linguaggio di macchina, diciamo in codice, che poi è stato dato in pasto dei computer che hanno generato dei render sostanzialmente 3D di questi buchi neri, che è effettivamente un buco nero, quindi generato in 3D, ma che risponde a delle equazioni matematiche corrette, quindi sostanzialmente è un buco nero realistico. Considerate che si dice per generare un singolo frame di questi render, no, di appunto del buco nero di Gargantua, ci siano voluti circa 800 terabyte di spazio, di dati,
Cioè questi si sono creati un programma per creare il buco nero nella maniera più realistica del mondo, e poi ci sono io che vado su Envato a prendere stock quando mi serve materiale. Good job. E tutto questo realismo, tutta questa importanza che è stata data all'avere una valenza scientifica nel film, è un qualcosa di molto importante che restituisce allo spettatore un qualcosa di unico. Effettivamente stiamo vedendo lo spazio per com'è, nonostante sia tutto un film. Andando a parlare un po' della fotografia in sé per sé di questo film, considerate che, come sempre, Nolan non bada a spese. Il budget investito per questo film è circa di 165 milioni ed il film è stato girato in gran parte in grande formato, in IMAX. Quindi sostanzialmente sono state utilizzate due pellicole, la classica 35 mm anamorfica Panavision in aggiunta un IMAX 70 mm. Considerate che una camera IMAX è una cosa di questo tipo: pesantissima, ingombrante, scomoda da utilizzare, e nel 99% dei casi le camere IMAX, essendo così pesanti e così ingombranti, vengono utilizzate su cavalletti, carrelli, crane, eccetera eccetera. In questo caso invece Oitema Noitema ha voluto utilizzare questa IMAX camera come se fosse una GoPro. L'hanno montata veramente ovunque, l'hanno utilizzata a mano libera, ed è praticamente uno dei primi film, se non l'unico, in cui c'è una camera IMAX utilizzata a mano. C'è questo shot ricorrente nella fotografia di Oitema in cui lui sostanzialmente fa una camera car utilizzando un IMAX, come noi appunto utilizzeremo una GoPro, e l'ha fatto con delle automobili, l'ha fatto con degli aerei, ad esempio in Dunkirk, e in questo caso lo fa con delle navicelle spaziali. Non ho parole, veramente. Ma perché tutto questo sbattimento per girare in IMAX? Le motivazioni sono varie e variegate. La prima è il fatto che puoi flexartela. La seconda è il fatto che comunque la qualità di un film girato in IMAX è un qualcosa di inarrivabile con la pellicola 35 mm, proprio perché c'è una differenza enorme di formato. E proprio relativamente al formato stesso, il formato IMAX è un po' più quadrato rispetto al classico 16:9 o al classico 2:35:1. Considerate che girando in IMAX si riesce a ottenere un'immagine un po' più quadrata rispetto alla classica immagine rettangolare del 35 mm. Immagine quadrata aiuta un sacco la narrazione di Von Oitema, che è un direttore della fotografia che dà sempre molto spazio a queste ambientazioni naturalistiche colme di emozioni. Insomma, se c'è una cosa che apprezzo un sacco di Von Oitema è che in tutti i film riesce ad inserire questa semplicità, questa naturalezza in film che poi diventano effettivamente dei grandi blockbuster. E proprio grazie a questo formato in IMAX, che è un po' più quadrato, si riescono a inserire più elementi nella ripresa, mantenendo comunque centrati quelli che sono i soggetti a cui vogliamo dare alto. Insomma, manteniamo lo spettatore focalizzato sulla scena, ma possiamo includere più elementi. Ho apprezzato un sacco inoltre che in questo film ci siano tantissimi cambi di formato, perché appunto si passa dall'IMAX al 35 mm, ma quasi non si nota la cosa, e Nolan in questo caso è bravissimo. Considerate che in altri film il formato IMAX è stato usato malissimo, ad esempio in Transformers, dove i cambi di formato sono così evidenti e messi male da rendere la visione fastidiosa. Piccola chicca che vi aggiungo: Interstellar è il secondo film con più minutaggio originale girato in IMAX. Il primo film in classifica è Il ritorno del Cavaliere Oscuro, sempre di Nolan. Sempre parlando di fotografia, andiamo a fare un piccolo accenno all'illuminazione in tutto questo film. Una cosa che mi è piaciuta un sacco è l'illuminazione estremamente morbida in tutte le scene del film. Mi piace come sin da subito sia stato dato a tutta la pellicola questa ambientazione molto onirica. Le luci sono sempre morbide, c'è sempre una leggera foschia, e tutto ciò mi crea un senso di malinconia che secondo me in questo film ci sta un sacco. Anche la rappresentazione stessa della Terra, con tutta questa foschia, con tutta questa luce molto molto morbida, mi crea quel senso di malinconia che penso renda perfettamente l'idea appunto di una Terra che sta per estinguersi. Andiamo dunque a parlare del colore in Interstellar, e per farlo ci aiuteremo con qualche frame preso direttamente dal film. E dunque partiamo da questo frame in cui vediamo il nostro protagonista con sua figlia. In questo caso i colori predominanti sono un classico teal and orange, non troppo marcato ma presente comunque in tutte le scene del film. Non a caso un sacco di elementi inseriti nelle varie scene sono arancioni, e avere pochi colori aiuta un sacco lo spettatore a immedesimarsi in quella che è la scena. Questo leggero teal and orange fa da leitmotiv in tutto il film, ma in realtà le scene che ho apprezzato di più a livello di colori sono quelle ambientate nello spazio e nei vari pianeti in cui predominano il bianco e il nero. Mi piace un sacco come le scene siano così estremamente pulite. Vediamo pochissimi colori, un bianco, un nero, una leggera scala di grigi,
grigi e non c'è nient'altro. E almeno a me, questo vedere pochi colori ha creato ansia, perché automaticamente non posso distrarmi, rimango concentrato sulle scene che sono estremamente minimal, ma cariche di emozione, cariche di significato, perché arriveremo a questo punto del film in cui anche noi stiamo sperando che il nostro protagonista ce la faccia, che si salvi. Interstellar mi ha emozionato, nonostante ci sembri un film vecchio, perché ormai, no, 2014 sembra un film vecchissimo, ed effettivamente un po' di anni li ha, perché ne sono passati ben 7, considerate un po' tutte le scoperte scientifiche che abbiamo fatto in questi ultimi 7 anni. Siamo riusciti a fotografare un buco nero, siamo riusciti a mandare una sonda su Marte che ci facesse vedere praticamente in tempo reale un pianeta lontanissimo da noi. E se guardiamo a tutte queste cose vere, notiamo quanto non si discostino troppo da quella che è la finzione di Nolan. Ed è per questo motivo che ho apprezzato un sacco l'accuratezza scientifica di questo film. Avrebbero potuto creare praticamente tutto in CGI, sbattendosene delle regole, sbattendosene della veridicità scientifica. Ma tutto questo realismo, tutto questo voler creare effettivamente le cose, non solo dà un valore enorme al film stesso, ma stabilisce anche un nuovo standard, perché da Interstellar in poi i film sulla scienza, sullo spazio, sul tempo, sull'esplorazione avranno Interstellar come target di riferimento, come standard, e potranno solo fare di più. Nolan ha questa passione enorme nel raccontare lo spazio, il tempo, i paradossi, da Inception a Interstellar, da Dunkirk a Tenet. E proprio per concludere questo video voglio consigliarvi 3 film che secondo me dovreste recuperarvi. I primi 2, sempre di Nolan, per continuare un po' questa tematica, potrebbero essere Tenet e Dunkirk, entrambi con la fotografia di Von Oitema. E un altro film spettacolare con la fotografia di Von Oitema è Air, un film un po' più vecchio del 2013, se non ricordo male lo trovate anche su Netflix, in ogni caso recuperatelo perché merita tantissimo. E niente, io vi chiedo solo di scrivermi giù in un commento se questa impostazione di questa serie vi piace, e vi ricordo anche di consigliarmi un film. E niente, da Simone Tarca è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao!